Anche oggi, secondo i dati che ha reso noto, c'è un aumento dei positivi e una diminuzione delle terapie intensive. C'è una teoria che viene portata avanti da un ricercatore abbastanza noto a livello internazionale che si chiama Giuseppe Remuzzi, che è un direttore di un istituto di ricerche farmacologiche lombarde, che sostiene che il virus stia perdendo forza durante le mutazioni di questi mesi. È una cosa che risulta anche secondo il comitato scientifico della regione. Posso dire una roba che magari farà incazzare qualcuno? Se perde forza vuol dire che è artificiale. Ragionateci sopra. Perché un virus in natura non perde forza con questa velocità. Se perde forza, probabilmente potrebbe essere allora un virus artificiale. Noi notiamo che come si può dire, la fase endemica, la fase quella del contagio, quello forte, è una fase meno importante, è meno rappresentata oggi. Sono le temperature, sono i virus, che è un virus che si è spompato, magari se ne va definitivamente, non abbiamo neanche la recidiva autunnale, magari, però effettivamente io non, se volete che vi dica la mia personale opinione, ma non di scienziato, io sono d'accordo con questo scienziato. Si è scritto molto su questa storia del virus, che se ne va velocemente, e se ne va tanto velocemente, secondo me di artificiale c'è qualcosa di mezzo.